Buonasera, sono qui al Teatro Roma martedì perché questa sera dalle ore 21 debutta Souvenir, un testo di Andrea Bizzarri. Buonasera Andrea, Buonasera. con lo stesso Andrea con tutto il baffo, Sì, con tutto tutto il bene. baffo. Gianni Ferrari, buonasera. Buonasera. E Alida Sacor, buonasera. Buonasera. Allora, spettacolo divertente, Molto. ma con qualche venatura, diciamo, anche di riflessione, no? Andrea, che tu te la sei scritta e te la sei cantata pure. Sì, spettacolo divertente che ha un risvolto, insomma, Perché al che fa centro ci sono i pensare. rapporti di coppia, Al no? centro ci sono i rapporti di coppia, sono questa giovane coppia che, insomma, al di là di essere una coppia nella vita, è anche una coppia lavorativa. Però a un certo punto che succede? Che C'è un punto la di non ditta, ritorno. sì, perché la ditta così si stravolge Cos'è? e devono dividersi tutti quanti i loro oggetti, tra cui anche un tavolo. Chiamano il notaio e Sì, arriva il che ha un notaio significato particolare, no? è questo povero È un po' notaio. vissuto sto È un po' tavolo. vissuto questo tavolo, c'è Gianni. stata una grande storia su questo tavolo e questo notaio si trova a dover Poldo. Poldo Bolivar, di origini Venezuelane. sì, ma non so venezuelano, Sì, voglio dire, non so venezuelane. venezuelano. Guarda, insiste, Insomma, si insiste. trova in mezzo a questi due che insomma non ci stanno tanto con la testa, devo dire la A verità. chi? No, nel senso A che chi? no, nel senso Insomma, tu che insomma, sei costretto a mediare un po'. cerco di mediare, ma poi alla fine, siccome sono più giovani di me, alla fine li prendo sotto la mia ala protettiva e gli faccio un po' di paternale per cercare di riportarli a miti consigli. Alida, in questa coppia così giovane, ma già un po' già scoppiata, no? Tra virgolette, insomma, no? Fa un po' pensare, voglio dire, no? In un'epoca in cui tutto si consuma in maniera così veloce. Hai beccato proprio il punto chiave. È tutto così effimero e anche i Esatto. rapporti di coppia. Parla proprio di questo lo Bene, spettacolo. bene. Quindi azzeccatissimo, come periodo storico proprio. Purtroppo. Insomma, e che moglie e marito siete? Matti, Matti. come diceva il signor Vi tirate i Poldo. capelli? Ci tiriamo gli oggetti? Insomma, Più gli quasi, quasi. oggetti che i capelli. Capelli no, perché siamo molto due esteti, insomma, due personaggi un po' così, strambi. Un po' sopra le righe, Sopra le righe, sicuramente, sicuramente. Però sì, se potessimo lanciarci gli oggetti lo faremmo probabilmente. sì, Gianni, tu che notaio sei? Un notaio tutto d'un pezzo, chiaramente, che si trova Rigoroso, rigoroso, che è rigoroso. venuto per cercare di Dirimere velocizzare, questo. di dirimere questa situazione, quando si trova, anche perché è la signora che mi ha chiamato Ah, ecco. urgentemente Sono sempre per far mettere sotto le donne. l'atto il tavolo, per far aggiungere il tavolo. E invece, dopo che io l'ho aggiunto, ho rifatto di nuovo l'atto, sono venuto qua convinto che lei prenda questo tavolo e se lo porta di là, invece lei ci pensa su e dice: no, io il tavolo non lo voglio più. Lui non lo vuole più, non si sa Ma questo che fine tavolo, farà che sto fine fa tavolo? questo tavolo. Lo E scopriremo questo solo. povero notaio si trova con questo tavolino che non sa che cosa se ne Perché deve fare. c'è un Ho avvallamento, lei capito, non ma non è un vede questo avvallamento, questa è una avvallamento. venatura del legno. Ma non è una vera. Guardi, Ma guardi che non c'è, ti do, guardi ma che che c'è. guardo, ma non c'è niente. Siamo già nello Sì. spettacolo. Ci Ma è pure sono per anche ripassare, è un modo per fare una io. cosa asciutta. E E allora, solo cosa asciutta. insomma, Gianni è sempre bello stare a teatro, no? Moltissimo, per me Tu tra è l'altro alle casa mia. 9:11 hai rifatto Rinaldo in campo, hai rifatto. Sì. Ma Ma cavolo, dai, sì, tanta al roba. Sestino, come no, come no. Con Piparo. Con Piper, una Sapendo bella i esperienza. predecessori, eh? Una gran bella esperienza. Certo, io prima di me il mio ruolo l'ha fatto insomma, uno che si chiamava Carlo Croccolo, cioè voglio Oh, dire, con per tutto l'amor il di Dio, rispetto. con tutto il rispetto, quindi sì, Lo un bel rifaresti ricordo. però, lo rifaresti. Molto, molto, mi ha divertito, mi divertì tantissimo e credo che potrebbe anche ancora funzionare tanto, perché comunque è un bellissimo spettacolo. Come lo sarà Souvenir, naturalmente, ragazzi, eh? Ma Assolutamente niente di meno, ma senza perdere proprio sì. tempo. Quindi già La nostra l'autore è un aspirazione state è un po' solo più due giovane, Rinaldo. settimane, due sole Sì. settimane, ma poi andrete in giro. Sì, Ci sì, siamo sì, già sì. In andati. realtà ci siamo già Ci andati. siamo già andati. Pochino. Bene, Però sì, insomma, lo spettacolo avrà vita, almeno la nostra intenzione è quella, cioè voglio dire, di Cioè la fare. nostra vita continua, nel senso Al di la là dello vita. spettacolo. La nostra vita continua al di là dello spettacolo e al di là del tavolino, al di là del tavolino. Chissà che fine farà sto tavolino, ma non lo diciamo, Non lo no, non possiamo dire. spoileriamo, noi spoileriamo, insomma. Io un'idea ce l'avrei, ma non è meglio che non la dico. Allora, quindi venite tutti a farvi un bel souvenir, no? Perché in realtà, insomma, voglio. Eccolo il souvenir. Il
souvenir. E questo, ma anche lo spettacolo, è un bel souvenir da portarsi a casa come ricordo. E allora qui al Teatro Roma, da questa sera ore 21 fino a domenica 16 di febbraio, souvenir di Andrea Bizzarri, lui, sempre con lui, Gianni Ferreri, Alida Sacor. Io direi anche di citare i vostri collaboratori, ovvero le musiche sono di Massimiliano Pace, le scene originalissime, le scene di Sandro Ippolito, i costumi di Lucia Mirabile e l'aiuto regia di Viviana Simona, ma la regia soprattutto è del grande Giancarlo Fares, questo dobbiamo sottolineare. Io ci ho parlato ieri, insomma, quindi mi ha raccontato. Non ci sentiamo, ma comunque no, ancora non ci siamo visti. Sì, tu non l'hai conosciuto proprio. No, è un po' di tempo che non ci vediamo. Ci mandiamo i WhatsApp, oggi funziona così, oggi si lavora con WhatsApp. Siamo giovani. Ragazzi, allora Andrea, Gianni e Alida, grazie mille, in bocca al lupo e naturalmente buon teatro sempre. Ciao a tutti, ciao. 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 Ti aspettiamo a teatro. A presto.